L'Evangelista apre il suo racconto di oggi con una datazione precisa, come per insistere sul carattere assolutamente autentico e veritiero della vita di Cristo. È giunto il giorno della salvezza. L'Evangelista non usa più il linguaggio della poesia o delle metafore, ci parla proprio del linguaggio della storia, degli eventi, dei fatti. La storia quindi è il quadro in cui si colloca questo brano del Vangelo e per di più possiamo anche dire che la storia è la condizione necessaria per il Vangelo. Con questo intendo il fatto che i Vangeli vogliono essere iscritti nella storia dell'uomo, facendo parte degli eventi e dei personaggi che hanno guidato la storia. Da qui i dettagli forniti di San Luca. Tuttavia c'è una dimensione ancora più elevata, perché i Vangeli non possono essere ridotti ad una narrazione solo umana, soggetta a criteri di comprensione puramente umana, come se, togliendo le azioni di Dio nella storia, si arrivasse ad un testo meramente umano, come un romanzo. No, perché il Vangelo è proprio la testimonianza di questo incontro tra la storia e l'eternità, tra l'uomo e nel tempo e Dio eterno, tra il secolo e il secolo dei secoli. Se i Vangeli si vogliono così precisi per mostrarsi quando visse il figlio dell'uomo, come ha compiuto la sua missione, a cui ha parlato, e per insistere sul fatto che il Figlio di Dio è realmente esistito. L'assidua partecipazione alle feste della Chiesa, circondata che sono da tradizioni ammirevoli, tanto care al nostro cuore e utili alla nostra fede, devono piuttosto rafforzare la consapevolezza che gli eventi che commemoriamo si sono effettivamente svolti. Il passato lontano non deve farci dimenticare la loro realtà, così come non dividiamo mai gli eventi accaduti 50, 100, 200 anni fa. Le tradizioni e le feste sono necessarie e indispensabili, ma spetta a noi fare in modo che gli eventi che commemoriamo non si riducano a favole. Nasce proprio come nasce un bambino che ha una qualsiasi madre. Chi? Il Verbo incarnato. E così la parola di Dio è sceso dal suo trono reale. La parola, il Verbo di Dio, e ha ricevuto un nome, così come noi riceviamo un nome. Quando è successo? Quando Augusto era Cesare e Quirinio governatore della Siria. Dove? Nella città di Betlemme, a pochi chilometri da Gerusalemme. Vediamo allora che con queste informazioni abbiamo già tutte le prove della verità del racconto, della realtà della vita di Cristo sulla terra. Abbiamo stabilito i fatti, e se quindi questi fatti sono veritieri, gli altri elementi di concomitanza devono essere veritieri. Il profeta Isaia, citato dal nostro Vangelo, dovrebbe quindi dire la verità, qui nel caso su Giovanni Battista. Abbiamo ascoltato le parole di questo stesso profeta durante tutto questo tempo di avvento. Ora vediamo il loro significato, così vicino che siamo alla festa della Natività di Cristo. Ecco, una vergine concepirà e partorirà un figlio che si chiamerà Emanuele. Profezie si avveranno davanti ai nostri occhi. La preparazione effettuata da Dio per la venuta del Redentore si compie e ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Queste sono cose veritiere, cose reali. Non solo i fatti sono reali, non solo le profezie sono veritiere, ma tutto l'Evangelo quindi deve essere vero. Tutta la Sacra Scrittura dovrebbe essere vera. La verità ci si presenta a noi,
con tutta la forza della parola onnipotente che esce dal suo trono per piantare la sua tenda, il suo tabernacolo tra gli uomini. Battista sta già annunziando la sua venuta, sta già spianando la via. Abbiamo sentito la sua voce, abbiamo preparato i nostri cuori, per il desiderato di tutte le nazioni. Squilla quindi la tromba di Sion, esulta Giuda, perché viene il giorno del Signore, perché è vicino.